L'accademico è colui che, specialmente nelle arti figurative, segue con eccessiva pedanteria le forme e le norme tradizionali. Accademico è stato anche il Noceto che, nella sfida di ieri a Calvisano, ha messo in campo come da tradizione appunto l'orgoglio e la tenacia che contraddistinguono i Pellerossa. Ma questi valori, che in molti invidiano, non sono bastati. Servirà a raccogliere le frecce spezzate e riporle nella faretra malconcia in vista della battaglia col Catania in programma domenica tra le mura amiche dell'accampamento gialloblu. La nostra attenzione si sposterà poi sulle semifinali di Top 12, con la colonia nocetana del Vallo Rugby sconfitta nella gara d'andata dal Calvisano. Ciò che ha fatto la Benetton Treviso in questa stagione è qualcosa che rimarrà negli annali, anche se ci auguriamo sia un punto di partenza, una piacevole abitudine. Stasera saremo in diretta con i protagonisti del weekend ovale tra verdetti, speranze e lunghe attese. Vi prometto una puntata scoppiettante in cui ci sarà spazio anche per parlare di nazionale, ma solo dopo la sigla. Stand in front of them and receive the challenge of the Haka. 50-odd job and I will do mine. If I hear you shouting for anything again, I'm going to be penalising you. This is not soccer. Is that clear? Come on! This is not soccer. Amici del Cuore Ovale, Pietro Furlotti che vi parla, siete sintonizzati su Radio Etilica e questa è Rolling Mall, la finestra sul mondo ovale alla quale ci affacciamo con occhi nocetani. Sfogliando il menù di oggi, la prima portata è un poco indigesta. Il Noceto infatti ha perso la prima gara del barrage 29-26 sul campo di Calvisano contro l'Accademia. A tal proposito abbiamo in linea l'head coach della Rugby Noceto, Marco Ciccio Frati. Ciccio, ci senti? Ciao, buonasera a tutti. Ciao Ciccio, grazie di essere in nostra compagnia come spesso accade negli ultimi tempi. Allora ti chiedo subito una domanda a bruciapelo. Questa sconfitta quanto compromette l'accesso alla semifinale con i Lions? Diciamo che ci siamo giocati una bella fetta di qualificazione, diciamo, però come ho detto ai miei ragazzi, la fine partita non è una fine ma è un inizio, nel senso che se giochiamo così domenica contro Catania possiamo ancora toglierci delle soddisfazioni. Comunque bene, siamo chiamati a fare 5 punti e poi a vedere cosa succede. L'ultima partita e vediamo cosa succede. A livello tattico, dagli occhi di un allenatore, ma anche giocatore, quale sei? Salvi qualcosa nel corso della partita? Sicuramente sì, cosa in particolare? Assolutamente, no, assolutamente. Noi tatticamente abbiamo veramente giocato una partita quasi perfetta. Abbiamo preparato in un certo modo, giocata nel modo in cui l'abbiamo preparata, quindi infatti io come ho già detto, io non ho niente da recriminare ai miei ragazzi, veramente. Abbiamo fatto una partita di testa e cuore come poche altre volte abbiamo fatto. Siamo stati puniti da errori individuali che ci possono stare, succedono a questo livello come agli All Blacks, quindi no, fanno ma parte del gioco. Sono d'accordo con te, perché non bisogna mai dimenticare come si era partiti e l'obiettivo erano queste semifinali, però insomma avete inanellato una serie di vittorie stupefacente. E la prossima domanda che ti avrei fatto è spezzando una lancia in favore degli amici di Rugby Noceto Channel, i quali ci hanno offerto la diretta anche se un po' traballante, non per colpa loro, ma loro aveva dato solo merito. Se tu mi consenti, le mete nel finale dell'Accademia ricordano un po' quelle subite con Petrarca e, se non ricordo male, Udine. C'è un denominatore, forse è una squadra che, pur essendo un'ottima squadra, ma manca quella malizia da grandi appuntamenti. Sei d'accordo? Come la vedi? Sì, no, sicuramente noi non è un mistero che siamo comunque una squadra giovane, una squadra che appunto magari nei momenti chiave ogni tanto insomma
ci si chiude un attimo la vena, diciamo, e non siamo sul pezzo al 100%. Abbiamo preso praticamente due mete da calcio d'inizio loro, dopo che siamo noi. Sì. Infatti volevo arrivare proprio qua, insomma. Nella dimostrazione questo. È una cosa più mentale forse che tattica, e non è una cosa alla quale si rimedia o si costruisce nel giro di pochi mesi. Ecco. No, assolutamente. Sono cose che appunto, ragazzi, a tutta parte dell'esperienza che hanno come nel loro bagaglio tecnico di giocatori, che però si costruisce negli anni, non certo in un paio di partite. Sono d'accordo, tu insomma hai costruito questa squadra che è arrivata a un grande obiettivo, però non è ancora finita. Cosa puoi dirci del Catania? Guarda, proprio adesso, quando stavo facendo proprio adesso il video del Catania, e stavo un po' vedendo insomma come giocarla, come prepararla, e comunque le partite che ho visto sono una squadra molto fisica, è una squadra che gioca un rugby abbastanza basilare, però lo giocano con efficacia, hanno un buon 10, un buon 10 argentino, che diciamo è il fulcro del loro gioco. Mm-hmm. Con un ottimo piede, e adesso sto appunto guardando adesso, però penso che preparare una partita abbastanza aggressiva, sicuramente nei primi minuti, anche perché, come ripeto, siamo chiamati a fare 5 punti per sperare ancora. Comunque si è visto in campo con l'Accademia un certo atteggiamento, andare a segnare. Io ho seguito un po' i social eccetera, perché comunque è stata una partita che, pur essendo un barrage di Serie A, ha avuto una certa risonanza anche su un rugby, non so se hai visto. Comunque chi chiedeva che sul punteggio di 15-12 sono stati scelti di andare per il bersaglio grosso piuttosto che i pali lì in quel momento lì. Cosa vi siete detti? Sì, eravamo confidenti, e per me è una scelta che, ti dico la verità, rifarei, perché avevo una mischia sotto i pali e purtroppo lì abbiamo avuto sfortuna. La palla è rimbalzata sulle gambe della seconda linea, ma se la palla rimaneva dentro un altro metro probabilmente si dava una meta tecnica, quindi si parla proprio di col senno di poi è ovvio che era meglio piazzata. Ah beh, no? Certo, dopo non... Ma ripeto, è una scelta che rifarei, perché eravamo confidenti, ci siamo parlati comunque con la mischia e sono stati loro i primi a dire no, adesso andiamo dentro, quindi... No, ma sai, è anche il bello di vedere una partita di rugby seduto sul divano in streaming e invece essere lì su quel prato lì a fare la partita. Come ti aspetti che possa reagire la squadra? Come andrà in campo? Tu ormai insomma, li conosci a memoria, ci sarai anche tu. Quale sarà l'atteggiamento subito? Aggredirli, aspettare un attimo il loro gioco, vedere come... No, guarda, ho visto veramente una cosa che mi ha fatto, passami il termine, piacere a fine partita, è vedere proprio i ragazzi che avevano le lacrime agli occhi, quindi questo denota veramente un attaccamento alla maglia come poche squadre hanno. Certo. E penso che la reazione mentale, anzi, il bello è che abbiamo fra 7 giorni, appunto, fra 6 giorni abbiamo la possibilità di dimostrare veramente che è stato un passo falso e di portare a casa il risultato. Come ho detto prima, dobbiamo partire forte. Dobbiamo partire forte perché Catania comunque è una squadra che fa del suo punto forte le partite in casa, fuori casa è un po' più... È un po' più scricchiolante, sì, è sempre stato così. Sì, esatto, è sempre stato così, quindi dobbiamo farle capire che insomma... Che una giornata. Sì, sono pienamente d'accordo con te. Chiamiamo a raccolta, lo faremo più volte nel corso della trasmissione, tutto Noceto, anche i calciofili, per dire, però, perché Noceto è anche il rugby, e quindi stringiamoci tutti intorno al tuo 15. Ciccio, cambiando discorso, non so se hai avuto modo di vedere le due semifinali del top 12. Sei ancora convinto su Rovigo Campione d'Italia? Il tuo pronostico lo confermi? Purtroppo non ho potuto vedere quella lì, la partita di Rovigo, di Padova-Rovigo, perché appunto abbiamo fatto anche noi poco dopo, quindi eravamo lì a Calvisano. E ho letto, per quello che insomma ho letto un po', sono curioso, ho sentito anche i ragazzi,
tempo e mi hanno detto che comunque sì, c'era veramente il diluvio universale, hanno giocato sotto veramente il diluvio e non era diciamo che ha azzerato un po' la graduatoria, diciamo, sì, perché sì, quella pioggia, con quel fango parti, ma anche la squadra sfavorita, diciamo, guadagna qualcosa, ovviamente. No, tu punti ancora sui tuoi ex compagni. Sì, io ci punto ancora perché hanno fatto vedere che comunque hanno, secondo me, la mischia più forte del campionato, e l'hanno dimostrato domenica con Padova, da quello che ho letto, appunto, e quindi io ci punto ancora. Va bene, Ciccio, vedremo poi come andrà a finire, ci vediamo sicuramente domenica, ti facciamo tutti il più grande in bocca al lupo. Crepi, e grazie perché, ancora una volta di essere stato anche qui. Anche perché potrebbe anche essere la mia ultima partita domenica. Attenzione. Quindi uno sì, scoop vedremo. Nello scoop. Beh, io ovviamente mi auguro di no, però... Nella peggiore delle ipotesi ti aspettiamo una maglia numero 9, la shipperai tuo fratello per gli Old Touch l'anno prossimo. Ovviamente sì. Va bene, Ciccio, grazie, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi e buona serata. Ciao Ciccio, ciao. Grazie, ciao. Allora, qui al mio fianco ho il social media manager del Rugby Noceto, preziosissima collaboratrice per quanto riguarda l'avventura Rolling Mall, la Checca Olivetti. Ciao Checca. Ciao Pietro. Tu sei reduce della trasferta di Calvisano, insomma, dimmi un po' il contorno, ecco, tu che impressione ti sei fatta quando sei arrivata là? Eravate convinti di giocare nel campo in erba, poi c'è stato questo cambiamento. Sì, c'è stato un cambio all'ultimo secondo, eravamo convinti di sederci tranquillamente in tribuna, invece siamo stati tutti in piedi. Ovviamente, cosa ti devo dire, Noceto non si smentisce mai, perché ci saranno stati almeno 100 e passa tifosi che, insomma, sotto il freddo, sfidando l'acqua, sono venuti a sostenere i ragazzi. Figuriamoci cosa può essere domenica qui quando c'è quella partita lì dove c'è da fare 5 punti. Vorrei ringraziare il Ciccio perché mi ha detto questa cosa, e se dovesse essere c'è un'altra cosa da organizzare, sorpresa, mica sorpresa, speriamo di no. Speriamo che la sorpresa ce la facciano i ragazzi. Speriamo. Allora, che io andrei, prima di lanciare il prossimo ospite, che sarà il presidente del Rugby Noceto, Andrea Scozzesi, però prima lanciamo il prossimo pezzo, che è Liberi di Vasco Rossi. Amici di Rolling Mall, bentornati sulle nostre frequenze. Abbiamo sentito le parole dell'head coach Marco Ciccio Frati. Adesso passiamo la palla al presidente della Rugby Noceto, Andrea Scozzesi. Scotch, sei in linea? Buonasera a tutti. Ciao Scotch, grazie di essere intervenuto. Allora, la prima domanda che ti faccio è se sei deluso e come l'hai vissuta questa partita. Guarda, io di partite penso di averne viste molte. Questa è stata una delle partite più belle che abbia visto negli ultimi anni. Giocata a dei livelli elevatissimi, non abbiamo ceduto di un metro, è stata veramente una partita bellissima. Sì, anche dal punto di vista dei tifosi, insomma, batticuore, punto loro, punto il Noceto, insomma, giocata a viso aperto. Sì, insomma, analizzata a mente fredda, una partita che abbiamo perso noi. Abbiamo fatto due errori che ci hanno punito oltremodo, però come ti dico è stata una partita molto bella. Loro sono abituati a giocare su questo campo sintetico, noi no, infatti qua nasce il problema. Adesso perché... volevo arrivare proprio al punto, insomma, gira la voce che state facendo, forse pensando di fare un ricorso, come puoi dirci qualcosa di più? Sì, il ricorso l'abbiamo completato stasera, domani lo mandiamo. Anche perché la comunicazione dello spostamento della gara dal campo previsto, che era il campo, diciamo, il Pata Stadium di Calvisano, cioè il campo in erba, in ottime condizioni, permettimi di dire, perché io ho visto le foto, anche perché poi ti dico che io venivo da Noceto, in cui usai le condizioni che c'erano domenica, addirittura Calvisano sembrava che non fosse neanche piovuto, il campo era in perfette condizioni. Il dubbio viene quando ti trovi un campo che non è né con l'erba tagliata né con le bandierine piantate, non rigato. È evidente, secondo me, che c'era già una volontà presa alcuni giorni prima di non far giocare la gara. Anche perché ricordiamo che il Calvisano era impegnato nella semifinale al Mirabello di Reggio, quindi non c'era neanche la concomitanza che magari con le mischie si rovina, niente, c'era comunque questa possibilità. Noi non siamo abituati a giocare su un campo sintetico, infatti abbiamo molto
un paio di infortuni dovuti sicuramente al fatto di avere la muscolatura non preparata a giocare su questi terreni, e ci siamo trovati un po' in difficoltà. La roba ci ha dato oltremodo fastidio, anche perché insomma, certo, la comunicazione certo, è fatta nei tempi corretti, cioè avremmo comunque preparato sicuramente la partita in un altro modo. Nonostante questo, ti dico che è stata una partita veramente molto molto bella. Non ho nessuna osservazione da fare ai ragazzi, li ho ringraziati come hanno fatto tutti quelli che sono venuti dalla partita. E dalla partita del Catania di domenica abbiamo già chiamato a raccolta tutto Noceto, insomma, per venirvi a sostenere. Cosa ti aspetti? È la partita che richiede la adunata del paese. Noceto è abituato a queste situazioni, insomma, sa cosa vuol dire, e trovarsi di fronte al proprio pubblico, far sentire che c'è un campanile, a differenza dell'Accademia, che diciamo insomma non è colpa dei giocatori, però non ha un'identità. Quattro coppie di genitori che erano venuti a vedere i loro ragazzi. Insomma. Certo, certo. Diciamo che noi abbiamo giocato in casa anche là per questo. Parlavo proprio con la Checca, no. Che c'è stata una grande adesione dei nocetani. Sì, senza dubbio. L'unica cosa, no, il rammarico, ti ripeto, è quello, avere avuto l'occasione di vincerla e non averla fatta per due errori, no, non c'è niente da dire, ragazzi, anche sui giocatori dell'Accademia, loro giocano a quel livello lì, hanno un livello di gioco molto alto che può mettere in difficoltà chiunque. È stata veramente una partita molto bella, poi ci poteva stare di vincere, c'erano le possibilità, abbiamo fatto due errori, siamo stati puniti oltremodo. Sono belle parole, e vai un po' a riprendere quello che ha detto nell'intervento precedente Ciccio, perché comunque è stata una battaglia a viso aperto tra due squadre che sanno giocare l'ovale e che quindi non c'è nulla da rimproverare. Stamattina, andando a vedere un po' i siti, mi sono imbattuto in On Rugby, dove diceva che ci sono stati degli insulti all'arbitro Mitrea, che c'è il giudice sportivo che sta valutando la cosa. Ti risulta come si comporteranno Ceto al riguardo? No, allora innanzitutto il campo dove abbiamo giocato è il campo sintetico del centro sportivo di Calvisano, che è in un parcheggio. Bene. Quindi è un parcheggio in cui transitano le macchine che vanno addirittura al ristorante che c'è nell'angolo opposto del campo. Devi considerare che sia i giocatori che gli arbitri, nel momento in cui escono dal campo, dalla struttura sportiva, entrano in questo campo. È normale che è una partita molto sentita, una partita tesa, ci sia stato qualcheduno, ripeto, anche dei nostri supporter e tifosi, che abbia magari alzato i toni. Sì, Mi risulta che siano successe delle cose particolari, insomma, quando l'arbitro ti passa vicino e passa in mezzo a uno stuolo di tifosi un po' rammaricati del fatto, ma non sto parlando delle decisioni arbitrali, che cioè in una partita ci possono stare, una volta vengono a tuo favore, un'altra volta no, non è quello. Sì. Come ti ripeto, la partita l'abbiamo persa, non è mica per l'arbitro. Però evidentemente c'è stato anche qualche comportamento non, diciamo, tra le righe anche dei giocatori dell'Accademia, probabilmente magari anche, cioè, avevi i tifosi, non c'è recinzione, perciò c'è la gente che è quasi a contatto, insomma, perciò. Sì, cioè, infatti stavamo parlando di insomma c'era un palcoscenico non proprio idoneo per questo tipo di incontro, sei d'accordo? No, come anche, cioè, dal punto di vista, non so, di regolamento, forse non era neanche in campo, se tu vai a vedere il regolamento, adesso poi dopo abbiamo visto, insomma, un campo di Serie A pretende e richiede una tribuna, una sorta di zona infermeria particolare, cioè c'erano tutte delle condizioni che essere neanche un campo. Quello è un campo d'allenamento, insomma. È un campo, d'allenamento con una recinzione fatta con dei tubolari alti un metro, in cui uno, ti dico, io ero seduto all'interno del campo, poi seduto sulla recinzione, che è a 2,5 metri dal terreno di gioco, capito? Perciò chiunque poteva entrare. È una connotazione, diciamo, amatoriale, che comunque Calvisano non merita, e comunque eravate nel fulcro, diciamo, del rugby italiano, e hanno fatto giocare su questo campo, insomma. Allora, insomma, adesso senza girarci tanto attorno, evidentemente c'era la volontà di non giocare su quel campo perché lo voleva tenere per la
semifinale di ritorno con il Reggio e prepararlo per la finale per giocare a Campisano. Okay. Cioè, ok, molto chiaro, molto chiaro. Il problema è stato quello. Poi dopo però se questa cosa non te la comunica, tu ti prepari per tutto l'anno su un campo in erba normale, e poi dopo ti trovi a fare una partita decisiva su un campo sintetico, tu capisci che qualche difficoltà ci può essere. No, sono perfettamente d'accordo, anche se non tutto l'anno, comunque i 5 giorni che precedono la partita tu ti prepari in un altro modo, ecco. Ma sai, avremmo potuto, comunque avendolo saputo, per andare a allenare a Parma sui campi del 25 aprile che sono sintetici, ti avresti potuto preparare in quella maniera. Sono perfettamente d'accordo, Scorci, sono comunque d'accordo. Il ricorso l'abbiamo fatto, sappiamo che lottiamo contro una realtà molto più grossa della nostra, però da regolamento c'erano le condizioni per non disputare la gara, perciò noi questo l'abbiamo rimarcato nell'esposto che avevo fatto, vedremo poi gli sviluppi. Vedremo come andrà a finire, io ti ringrazio, c'è una domanda da parte della Checco Olivetti che tu conosci leggermente, insomma. Sì, c'è una domanda per te. Ciao Presidente. Ciao Checca. Ascolta, parliamo dell'unica nota positiva di ieri. Sì. Due parole sul torneo di Simone, dedicato a Simone, che abbiamo fatto ieri con le 16 squadre di Under 14. C'è poco da dire, abbiamo dimostrato per l'ennesima volta che l'organizzazione dei tornei è anche importante, noi siamo in grado di farlo, nonostante le condizioni avverse, perché il sabato è stata una giornata meravigliosa. Domenica ti dico è stata una tragedia, ho partito io che ero vestito con il mantellino antipioggia, figurati te questi ragazzini che hanno giocato per tutta la mattina sotto un'acqua, sotto un freddo quasi invernale, perciò tanto di cappello questi ragazzi, e come al solito l'organizzazione è stata perfetta, ringraziamo anche il comune che ci ha messo a disposizione delle sue strutture, se non avessimo avuto la paletta riscaldata avremmo veramente avuto dei problemi. Però è andato tutto bene, sia Sao che la Lela che sono venuti poi alle premiazioni sono rimasti molto contenti, questo mi fa molto piacere, perché comunque non dimentichiamo che questo è un torneo che ha un nome, Simone Sao, che è stato un nostro giocatore, è stato il figlio di un mio carissimo amico, è un ragazzo con il quale ho condiviso tante situazioni piacevoli e del quale ogni volta che prendiamo il torneo viene la crema negli occhi. Comunque, ripeto, è andato tutto bene, siamo contenti, ci hanno fatto i complimenti tutte le squadre che sono venute, Ragusa, le squadre di Napoli, le squadre di Roma, è veramente, c'è sempre una bellissima figura, di fare il torneo siamo capaci. Benissimo Scorci, sei stato perfetto, chiarissimo, ci vediamo domenica, non diciamo altro. Adunata totale. Grazie Scorci, buona serata. Ciao. Anche voi. Ciao. Sì, Checca, allora dicevamo, sei d'accordo con le parole di Scozzesi, presidente del Rugby Noceto, non si è tirato indietro, ha detto con grande chiarezza quello che pensava su tutti gli aspetti, il campo, la presunta aggressione tra virgolette ai danni dell'arbitro Mitrea a fine partita. Tu c'eri, vuoi aggiungere qualcosa? Direi che ha detto tutto chiaramente lui, assolutamente l'aggressione è assolutamente presunta e ovviamente come quando si riportano un po' di situazioni vengono leggermente gonfiate, comunque come vedi il Rugby Noceto pensa di essere nel giusto e ha già preso le vie giuste per comunque farsi valere. Andremo poi a vedere come finirà questa partita nella partita. Adesso che andiamo a lanciare il prossimo pezzo, l'hai scelto tu, che pezzo è? Bad Guy. Amici di Radio Etilica, questa è Rolling Mule, Pietro Furlotti che vi parla, al mio fianco il social media manager del Rugby Noceto, Checca Olivetti. Parliamo adesso del top 12, si sono disputate le semifinali dove Petrarca Rovigo, il derby d'Italia, si è rivelato come al solito partita imprevedibile, poi sotto una pioggia torrenziale, 10-10 il risultato finale. Domenica 12 alle 16:30 allo stadio di Rovigo, appunto Rovigo Petrarca. L'altra semifinale ha visto protagonista il Vallo Rugby, Colonia Nocetana, ricordiamo il capitano Dado Farolini e Marco Antonio Gennari ne fanno parte.
ha perso 15-25 allo stadio Mirabello contro il Calvisano. Il ritorno si gioca sabato 11 maggio alle 16:30 appunto a Calvisano. A tal proposito abbiamo il contributo audio del nostro amico nocetano Dado Farolini. Ciao Pedar e ciao a tutti i ragazzi della Radio Etilica. È stata una partita molto combattuta e ce la siamo giocata comunque quasi fino alla fine, ma insomma sono stati più bravi di noi e proprio alla fine hanno preso questo calcio di punizione a favore che i cui tre punti ci hanno portato via il punto di bonus, e quindi la prossima settimana sarà molto difficile riuscire a batterli e ancora di più a arrivare in finale, però ci crediamo, nel senso che sappiamo che possiamo giocarcela alla pari, anche se magari abbiamo un po' meno esperienza di loro e la rosa magari è un po' più corta, però non so, comunque la partita è da giocare e speriamo che vada bene. Benvenuti ancora una volta sulle nostre frequenze. Abbiamo sondato tutti i campi di questo weekend thrilling, c'è tempo di finali e verdetti. Abbiamo parlato del top 12, voltiamo pagina Guinness Pro 14 con una stupenda Benetton Treviso che, nonostante la sconfitta per 15-13 sul campo di Limerick, ha dimostrato di andarsene da quel campo dove nessun'altra squadra italiana aveva mai vinto, con qualche rimpianto. Insomma, c'è stato un calcio alla fine e purtroppo e qualche decisione dell'intoccabile Nigel Owens che ha fatto tanto discutere. Purtroppo la Benetton deve salutare il sogno semifinali, ma ci auguriamo, come abbiamo detto in apertura, che questo sia soltanto un punto di partenza. L'atteggiamento a vincere, a comportarsi da squadra vincente sia in casa che in trasferta, è stato premiato infatti l'allenatore come allenatore dell'anno, e arrivano anche altre buone notizie per i nostri azzurri. Stiamo parlando dei nocetani Marcello Violi, a cui facciamo i migliori auguri, e Tito Tebaldi, due mediani di mischia eccellenti che sono tra i 44 azzurri che parteciperanno al raduno per accaparrarsi un posto in vista della Coppa del Mondo che si giocherà in autunno in Giappone. Ricordiamo velocemente che l'Italia è inserita nel gruppo B con la Nuova Zelanda e il Sudafrica, due clienti abbastanza scomodi, poi c'è la Namibia e il Canada. Vediamo se i nostri azzurri riusciranno a fare, io direi, la corsa sul Sudafrica, perché a questo punto la Nuova Zelanda li lasciamo nel loro cielo empireo dove sono difficilmente scalfibili. Cosa dici, che insomma? Assolutamente, direi. Ecco, qui tu hai partecipato con me anche al mondiale Under 20 che si è disputato qui tra, insomma, nelle nostre zone. Abbiamo visto all'opera i Baby All Blacks e sono veramente da stropicciarsi gli occhi, quindi diamo per scontato che Namibia e Canada siano due squadre che si possono battere, anche se così non è scontato, e andiamo all'attacco del Sudafrica. Quindi un'altra grande soddisfazione per la Rugby Noceto, per i suoi mediani. Noi vi ringraziamo per essere stati sulle nostre frequenze e vi diamo appuntamento a domenica allo stadio Nando Capra di Noceto. L'orario, mi dicevi, Checca, l'orario che da definire ancora... perché stiamo aspettando la definizione dell'orario. Comunque sicuramente domenica 12 maggio preventiviamo le 15:30. Rimanete connessi sui canali social della Rugby Noceto, dove la nostra Checca vi terrà aggiornati e sicuramente potrete andare là, insomma, all'orario esatto. Grazie di essere stati con noi. Seguiremo anche la partita nella partita, il ricorso con l'Accademia, e poi insomma restate in nostra compagnia perché questo finale di stagione merita. Grazie a tutti e buonanotte e buon rugby. Buonanotte.